somma di due funzioni. Supponete di avere una funzione f e una funzione g, e definisco la somma nel seguente senso: che per ogni valore della variabile indipendente di x prendo il valore f di x e ci sommo g di x. Questo numero è il valore di h del punto x. Quindi geometricamente ho due funzioni, la funzione h e nel punto x mi interessa il valore di h del punto x, allora prendo il valore di f del punto x. Mi è sparito qua. Prendo il valore di g nel punto x e sommo questi due numeri. Questa è la funzione che è la somma, ok? Qual è la derivata della somma di due funzioni? Dovete capirlo, non memorizzare e ripetere come un disco. È evidente, se uno si ricorda cos'è una derivata, questa proprietà, che la somma, la derivata di una somma di funzioni è la derivata delle somme. La derivata di una somma di funzioni è la somma delle derivate. È evidente, è un teorema banale che ognuno di voi dovrebbe essere in grado di dimostrare senza avere attacchi di ansia o che ne so io. Perché uno si chiede, cos'è una derivata? Una derivata, in ultima analisi, è un rapporto incrementale. In un opportuno limite, d'accordo, ma nasce come rapporto incrementale. Quindi, prima, cerchiamo di capire cosa fa un rapporto incrementale della funzione h. Qual è il rapporto incrementale della funzione h? Una funzione h. Ma qual è la funzione h? La funzione h è f più g. Quindi qua sta dicendo, questo è il valore di h nel punto x più delta x e questo è il valore di h nel punto x. Avete appena scritto esplicitamente il rapporto incrementale della funzione h. Dalla proprietà elementare dei numeri reali, che voi conoscete già da tanti anni, dovreste sapere che queste parentesi potete associare i numeri del numeratore come vi pare. Associateli in maniera creativa. Allora, non focalizzatevi su questa parentesi, aprite questa, però ovviamente quando lo fate, perché non ho fatto tutti i passaggi, lascio voi, dove è il cancellino? Mi tende a sparire, eccolo là. Quindi, proprietà associativa, non fissatevi sull'associazione che qualcuno vi dà. Riassociate come vi pare. Allora, non fissatevi su questi, aprite, toglietele dai piedi, però quando lo fate dovete però stare attenti a non fare piccoli errori. È evidente che quando apro quella parentesi, questo mi diventa meno. Ne spa? D'accordo? A questo punto potete associare le f assieme e le g assieme, quindi questo f lo associate a lui e questo g lo associate a lui, e quindi alla fine, ho saltato un passaggio ma credo che l'avete capito, io riscrivo così, ho semplicemente avvicinato le f e avvicinato le g. A questo punto uso la proprietà distributiva, in fondo tutto questo è moltiplicato. Così, no? Allora, ridistribuisco in maniera che mi è più che mi fa che seguo un po' di... Dovete essere un po' creativi quando fate matematica. Quindi, questo lo riscrivo così come era prima che io cancellassi. Voilà. A questo punto vedo che il rapporto incrementale della somma è uguale alla somma dei rapporti incrementali. E quindi si conclude subito che la derivata di una somma è la somma derivata. Perché? Perché una derivata è un rapporto incrementale. Che poi questo, quando vado a fare il limite per delta x che tende a 0, per andare a studiare cosa fa h, perché questo è il rapporto incrementale di h, quando vado a fare il limite di questo per delta x che tende a 0, vado a calcolarmi la derivata di h. Ma questo termine qui mi tende per delta x che tende a 0 alla derivata di f. E questo, quando delta x tende a 0, mi tende alla derivata di g. Ovviamente la somma si conserva, cioè, è banale questo teorema.
non va imparato a memoria, va imparato con la pancia. Dovete capirlo, non imparare a memoria. Dovete capire le cose. Quindi, un teorema, che io la cito così perché c'è un motivo, che l'operatore di derivata applicata a questa funzione, il linguaggio che uso, attenzione, vedete che è la somma di due funzioni. Questo primo pezzo è una funzione moltiplicata per A, per una costante, costante si intende che non dipende dalla variabile dipendente. Questa è una nuova funzione, questa è una nuova funzione. Faccio la somma di queste funzioni, questa si dice una combinazione lineare di F e di G. Si dice una combinazione lineare di F e di G. Quindi la derivata, l'operatore di derivata applicata a una combinazione lineare di F e di G, dove F è moltiplicato per un numero A, G è moltiplicato per B, è questo. E vedo che la derivata di una combinazione lineare è la combinazione lineare delle derivate. E i matematici e i fisici dicono che l'operatore di derivata, cioè questo signore qui, è lineare, cioè rispetta le proporzioni, se vogliamo dire. Cioè la derivata di una combinazione lineare è la combinazione, la combinazione lineare delle derivate. Ricordate queste parole, le useremo nel corso. Ma è banale questo teorema, l'abbiamo appena dimostrato, perché abbiamo dimostrato questo, la derivata del prodotto di una funzione moltiplicata per una costante è uguale alla costante per la derivata. Abbiamo appena derivato il teorema che la derivata di una somma di funzioni è la somma delle derivate, quindi questo è ormai banale. Allora, c'è un altro teorema che per dimostrare ho bisogno del resto di questa, devo fare delle premesse e quindi probabilmente finiremo per dimostrarlo domani. E immaginate di avere una funzione f di x e un'altra funzione g di x e fate il rapporto dei due. Costruite quindi una funzione h di x uguale al rapporto dei numeri. Chiaramente questa funzione è definita dove g non è 0. Se la funzione g è 0 avete scritto una cosa che non funziona, no? Non potete dividere per 0. Quindi questo è vero, questa funzione h è ben definita solo nei punti dove g, dove il denominatore non è nullo. Quindi, di nuovo, avete le due funzioni e cosa calcolerete? Dovete, adesso non lo farò perché lascio a voi divertirvi, prenderete nel punto x della funzione h, prenderete il rapporto in questo diviso questo. Metterete qua, cambiate il valore di x, prenderete il valore qua diviso il valore qua e scrivete giù e calcolate e disegnate e tracciate la funzione h. Qual è la derivata di questo? Allora, prima cosa, cos'è una derivata? In ultima analisi è un rapporto incrementale, quindi dovete chiedervi cos'è il rapporto incrementale. Questo possiamo farlo adesso. Per poi calcolare, per arrivare al teorema devo fare qualche considerazione in più. Prenderò adesso la lezione, ma il rapporto incrementale possiamo fare subito. È h nel punto x più delta x meno h nel punto x delta x. Questo è il rapporto incrementale di una qualsiasi funzione. Cos'è h? Eccola qua, allora dobbiamo fare f in x più delta x diviso g x più delta x meno f di x diviso g in x, tutto diviso delta x. Questo è il rapporto incrementale. Ok? Adesso, prima di andare avanti, voglio fare un passo indietro. Una rivisitazione della derivata. Anzi, questo qua, perché lo sto facendo? Cioè, ovviamente lo voglio fare. Ma voglio fare un teorema più facile, perché quello del prodotto delle funzioni, questo sì lo posso fare. Quello del rapporto delle funzioni del quoziente, ho bisogno di questa famosa mezz'ora di punti in più.
Ma ho saltato un passaggio, facciamo il prodotto, lasciamola, facciamo il prodotto. Il prodotto è semplice, possiamo farlo assieme. Anzi, potrei chiedere a qualunque voi, scelto a caso, di venire qua a farlo lui. Facciamo la funzione h di x uguale a f di x per g di x. Questo è facile, non ho bisogno di cose in più. O forse sì, adesso vediamo. Scriviamo intanto il rapporto incrementale. Allora, sarà, va bene, rapporto, vi abituo, vi esorto a non aver paura di partire da zero. Scrivete giù la definizione e poi aggiungete condimenti, Partite sempre da questo. Ma cos'è? O f di x più delta x, g di x più delta x, questo e questo, meno la funzione, tutto diviso, delta x. Questi sono i due rapporti incrementali che voglio studiare nel limite per delta x che tende a 0. Però adesso ho un... sono due cose che voglio fare nel tempo che mi rimane. Voglio fare un esempio di fisica di quello che ho fatto finora, come ho fatto stamattina nell'idea di già anticiparvi che queste cose servono a fisica. E poi devo preparare il terreno per queste due dimostrazioni, che anche questo forse mi viene facile se faccio questo piccolo argomento. Quindi passiamo all'altra lavagna per fare l'esempio di fisica. L'esempio di fisica, vi ricordo qual era? Avete una macchina che si muove lungo una strada rettilinea, moto rettilineo, e la posizione della macchina varia nel tempo. E quindi stiamo studiando la funzione, la sua posizione x lungo la strada al variare del tempo. Immaginate che questo sia il grafico della funzione e vi ho detto che scelto due istanti di tempo, t1 e t2, due istanti di tempo vi permettono di calcolare la velocità media, perché la velocità media è un rapporto incrementale. Scegliete due istanti diversi, avrete una velocità media diversa. La velocità media è un rapporto incrementale e come ogni rapporto incrementale che io comanda serve avere due punti, in ultima analisi due valori della variabile dipendente. Allora, usiamo la notazione che abbiamo usato appena adesso. Rinuncio a chiamare questo T1 e questo T2, chiamo questo T e questo T più delta T. Nella stessa filosofia con cui avevo chiamato questo x, avevo chiamato nel grafico matematico x e x più delta x. Ok? Quindi il rapporto incrementale della velocità media diventa questa. Questa è la velocità media nella direzione x. Nel intervallo t più delta t. Quindi voi avete il tempo che sta scorrendo, ahimè, anche se voi siete giovani e crediate che di essere immortali, non lo siete. Questo è un istante t, questo è un istante t più delta t, questo è un intervallo di tempo. La velocità media è calcolata e associata a quell'intervallo di tempo ed è quindi costruita con il valore della posizione in questo istante qui e il valore della posizione in questo istante e vi calcolate il vostro rapporto incrementale. Se cambiate l'intervallo di tempo, sia perché addirittura tenete fermo l'istante t ma cambiate delta t, avrete un valore diverso. O se tenete lo stesso delta t ma cambiate l'intervallo del tempo, cioè cambiate il valore di t, avrete un diverso velocità media, d'accordo? Allora, il limite della velocità media che tende a zero, quindi semplifico questo disegno cancellando qui, adesso giallo, ecco giù. Questa retta che è storta in me, quella è la retta tangente
alla curva, in questo punto vedete che è tangente, d'accordo? È la retta alla quale le rette del rapporto incrementale tendono per delta t che tende a zero. Ok? È lo stesso disegno che ho fatto nella pagina di matematica. Semplicemente invece di avere yx o x e t, guardate, avete tutti, questo è il punto fisso, avete che la retta a viene ruotato e cercate di vedere l'intersezione della curva e la retta, e il punto di intersezione corrisponde al delta t in questo caso. Più delta t tende a zero, avete questa retta, sale molto e poi scende, si assesta. Questa è la pendenza della retta tangente, d'accordo? Quindi il limite per delta t che tende a zero ha un valore numerico, e quel valore numerico è la pendenza di questa retta. Ma qua si apre un discorso abbastanza complesso che penso che dirò a fisica piuttosto che adesso. Questo oggetto qua, il limite per delta t che tende a zero della velocità media, si chiama, scriveremo così, per esempio con la notazione dei matematici potrebbe essere x apice nel punto t, no? Oppure scriverò così, questa è la notazione dei cosmi fisici, perché è un promemoria che questo oggetto è in ultima analisi un rapporto incrementale, è un delta x e un delta t. Questo si chiama la velocità, è una parola che userò adesso e mai più, forse durante il corso di fisica lo userò una sola volta, si chiama velocità istantanea nell'istante t. Ok? Se non è chiaro cosa intendo nell'istante t, potete anche mettere il pedice qua. Ok, quindi una velocità istantanea è il limite per delta t che tende a zero del rapporto incrementale chiamato velocità media. La velocità istantanea è una derivata, la velocità media è un rapporto incrementale, quindi la velocità istantanea, questa parola istantanea istantaneamente la lascio cadere, non la voglio usare più perché è un spreco di tempo. La velocità è la velocità, la velocità media è un'altra cosa, la velocità media di quella Ferrari è zero, perché in un'ora lui era là, un'ora dopo è là, la velocità media è zero chilometri all'ora. Ma la velocità istantanea è un'altra cosa, la velocità è un'altra cosa, la velocità è la derivata della posizione rispetto al tempo, perché la posizione è una funzione del tempo. La velocità media è un rapporto incrementale, quindi presuppone due istanti di tempo, t2 e t1, presuppone che voi misuriate la posizione in t2, misuriate la posizione in t1, fate la differenza, quindi questo, la velocità media è un delta x diviso il delta t. Questo è l'intervallo di tempo e questo è l'intervallo di spazio conseguente ad aver fatto trascorrere quell'intervallo di tempo. Ok? Quindi questo lo vedevo meglio in fisica, però tutto quello che ho detto stamattina potete riciclarlo in fisica. Adesso cerco di riprendere qua. Torniamo alla matematica. Questa è la mia solita figura. Ok? Consideriamo questo punto qua. Tracciate decentemente la retta tangente alla curva in questo punto qua.
cioè per questo valore della variabile dipendente. Allora prendete un righello e cercate di tracciare la retta tangente che più o meno ha questo aspetto qua, ok? Va bene? Considerate questo punto qua, questo è il punto x più delta x. Qual è il valore vero della funzione nel punto x più delta x? Graficamente il valore vero della funzione è questo. Questo è il valore vero della funzione. Allora, con un gesso di colore diverso, magari in giù, voglio che consideriate non questo punto, ma questo punto. Guardate questo punto qua. E questo triangolo con base con quel cateto lì e tutto questo cateto qua, ok? Questo punto qui si chiama la stima lineare di f nel punto df di x più delta x, ok? Questo è il valore vero, magari in rosso. Questo è il valore vero. Questa qua è una stima, e mi spiego. Supponete che voi siete qui, conoscete questo, scegliete il valore x. Qualcuno vi dà, Jesse, Chloe, cerco di. Qualcuno vi dà x, scegliete voi arbitrariamente x, qualcuno ve lo dà, e supponete che voi conoscete il valore di f di x. Shh. E supponete che la persona vi dice anche qual è la derivata di f nel punto x. Anzi, mettiamoci pedici, è meglio, così ci si capisce meglio. Questo è il valore fx0, questo è x0 più delta x. Quindi qualcuno vi dà f di x0 e vi dà anche la derivata di f nel punto x uguale x0. Vi dà queste due pezze di informazioni e vi dice, secondo te, caro studente, quale sarà il valore di f nel punto x0 più delta x? Cioè vi chiede, vi dà solo questa informazione e vi chiede, quanto è questo? Guardate la figura e adesso capite perché ho chiamato a quel punto la stima lineare, perché io dico, se il valore della funzione è questo e se la pendenza è questa, dopo un intervallo delta x, un incremento delta x, se la funzione non cambiava, lui continuava lungo la retta e io per estrapolazione prevedo che il valore sarà qua. Faccio un tiro a indovinare, ma è un tentativo abbastanza intelligente, perché io stimo, quindi io scrivo che il valore stimato, stima, e metto la parola lineare, forse adesso capite perché dico che è una stima, si capisce, perché state usando l'informazione qui per anticipare cosa varrà f più in là. Vi state facendo una stima, basandovi su informazioni locali. Qual è il valore della funzione qui? Questo è f di x0. E sulla pendenza della retta gialla, il cui valore è la derivata di f in questo punto. Quindi state usando informazioni qui per prevedere cosa sarà il valore della funzione più in là. Quindi state stimando, ma è una stima lineare, si usa la parola lineare perché state facendo una estrapolazione lungo una retta, lungo una linea, state facendo un'estrapolazione lineare, ok? E quindi dal disegno dovreste essere in grado di capire perché la scrivo così. Io scrivo il disegno, il valore stimato, che è questo qui, io dico che il valore iniziale, f di x0, più, che colore posso scegliere? Arancio. Più questo. Quindi questo in rosso è il valore iniziale.
vedete? È il valore iniziale, più un incremento, e quell'incremento è quel cateto giallo o arancione di questo triangolo che faccio magari appunto in giallo, di questo triangolo qua. Quindi questo è il valore in x0 più il cateto giallo, quindi questo l'ho fatto in rosso, questa è la parte rossa, adesso la parte gialla. Ma voi avete già capito un sacco di cose stamattina di trigonometria. Quel cateto lì, quel cateto verticale, quell'incremento verticale stimata basata sull'estrapolazione lineare seguendo la retta tangente, come la scriverei? Quando avete un triangolo e questo è un angolo teta e questo è il cateto A e questo è il cateto B, come è B? Perché sapete ormai dal cerchio unitario di stamattina che la tangente dell'angolo è uguale al seno diviso il coseno, quindi è B diviso A. E quindi anche i sassi ormai hanno capito che B è uguale ad A che moltiplica la tangente di teta. E quindi io prendo questo e lo riciclo. Quindi qual è la tangente di teta? Questa è la derivata nel punto x0. Questo qui è quello che i matematici scriverebbero così, e che noi scriviamo una derivata di f rispetto a x nel punto x0. E questo è chi diavolo è questo? Sto parlando troppo da come grillo. Questo è questo cateto, che è cosa? Delta x. E quindi io scrivo la schema lineare, l'estrapolazione lineare, come il coefficiente, la pendenza della retta gialla nel punto x0, che moltiplica poi la lunghezza di quel cateto orizzontale. Quello che ho appena scritto è la stima lineare del valore di f nel punto x0 più x, basandomi sulle conoscenze di f nel punto x0. Due informazioni: il valore della funzione x0 e la pendenza della retta. Chiaro? Semplice? E vi risparmio una battuta che faccio, ma ve lo dico, va, poi no, così non lo devo fare a... Non è una battuta, è vero, risparmio, non devo farlo a fisica. Quando avevo la vostra età, a me piacevano tanto le ragazze. Anche adesso, però sono sposato. E quando capitava da studente che andavo in treno o al bar a farmi il panino, di vedere una bella ragazza, ero timido. Io ho sempre invidiato i colleghi maschi che andavano su e si presentavano. Io avevo un approccio molto diverso, molto inefficiente in me, che era di sperare di conoscerla e magari lentamente fare amicizia invece di andare subito a dire vuoi andare a cena. Allora, l'idea era, se io vedevo una bella ragazza alle 11 e un quarto al bar, dicevo a me stesso, qual è la probabilità, come faccio a rivederla? Se era una giornata feriale, se era mercoledì, io facevo l'ipotesi. Ogni mercoledì alle 11 e un quarto sarà al bar. Quindi io alle 11 e un quarto andavo al bar, il giorno dopo, oppure nell'ipotesi, nella speranza che lei fosse ciclica. Se era su un treno, che lei fosse pendolare, che prendesse lo stesso treno. E quindi, la battuta qual è? Se questo è... e non è una battuta. Se questo è x0 e voi conoscete il valore della funzione f di x0, qual è la migliore, razionalmente parlando, non è matematica, questo è psicologia, però è anche, c'è qualcosa di matematico sotto. Voi conoscete questa funzione qua, conoscete il valore della funzione, non conoscete la funzione, non è che io conosca la traiettoria della ragazza. Io so che nel valore x0 la funzione vale questo. Poi qualcuno mi chiede, o io me stesso mi chiedo, quanto vale la funzione qui? La minima informazione che avete, diciamo la migliore
guess, come si dice guess in italiano? Tirare e indovinare. Un guess, io provo. Qual è la migliore tirare a indovinare? La migliore tirare a indovinare è che la funzione nel punto x0 sia lo stesso valore. Pensateci. È l'unica cosa su cui potete appoggiarvi. Ci sono un'infinità di valori che potrebbe assumere. Però voi avete un pezzo di informazione. Quanto valeva in x0? E quindi fate la migliore scommessa che avete e di credere che abbia esattamente lo stesso valore. Ecco perché era basata la mia strategia su questo, non perché l'avevo letto in matematica. Pensateci, cosa fate? Eccola qua. La migliore ipotesi, se qualcuno vi dà solo il valore della funzione, l'unica ragionevole guess, l'unica ragionevole tirare e indovinare, non è a caso, non state tirando a caso, state scegliendo un numero sulla unica informazione che avete, che di là era passato, fosse rimasto là. E quindi eccolo qui. Ma nell'esercizio che io vi sto dicendo conoscete due informazioni. Conoscete non solo quanto vale la funzione, ma quanto vale la derivata. E quindi voi con queste due informazioni dite: ok, è qui, però c'ha una pendenza, quindi spero che non divii da questa retta tangente. Ecco la filosofia dietro questa stima qua. Voi state immaginando, state sparando una cifra, mettete dei soldi sul tavolo, fate una scommessa. Per quale motivo nell'ipotesi qua dovreste scegliere questo valore? Non c'è nessun motivo, quelli sono soldi buttati via. Se voi avete dei soldi e volete fare una scommessa, il rischio di perdere è altissimo. Certo, chi vi dice che la funzione è esattamente lo stesso valore? Nessuno. Ma per quale motivo scegliere questo, questo, questo? L'unico punto che salta all'occhio è il valore originario. È lì che piazzeresti i soldi. Ed è qui che piazzeresti i soldi se avete due pezzi di informazione. Qual è il valore della funzione e a che qual è la pendenza della retta gialla. Perché se la funzione non sta deviando dalla retta gialla, quando x sarà questo valore, la funzione sarà arrivato qui. Ok? Questa è l'idea delle stime. Certo che siete aperti a fare degli errori. E bisognerà tener conto degli errori. Infatti cerchiamo di fare conto dell'errore. Qual è geometricamente l'errore? Chi è l'errore qua? Graficamente, la funzione vera è questa. Questo rosso, si vede? Quel rosso è il valore vero, quindi la stima sta sovrastimando, perché la funzione, ahimè, divia dalla retta gialla. Non lo segue, ma cala. Quindi in questo momento voi state commettendo un errore, l'errore è questo, questo è l'errore, questa quota qua, questa quota qua è l'errore, e l'errore è negativo, state sottostimando in questo caso. Sapreste fare un grafico in cui si sottostima la funzione? Sì, pensateci un attimo, se la funzione avesse un andamento del genere, e voi siete qua e volete stimare il valore della funzione qui, e voi conoscete il valore della funzione, si intende, ma conoscete anche la derivata. La derivata cos'è? È la pendenza della retta tangente. Disegnate la retta tangente, eccola qua, e provate a estrapolare quale sarà il valore della funzione in questo punto, sapendo che era qui e che aveva quella pendenza, che aveva quella retta tangente come derivata. Voi cosa direte? Beh, è il valore originale più la salita dovuta alla retta. E quindi ecco la vostra stima. Ma il valore vero è questo, quindi avete sottostimato. La funzione è deviato dalla retta per eccesso, non per difetto. In questo caso l'errore è questo cosa qui, questo è l'errore, e in questo caso è positivo. Sono cose molto semplici, d'accordo? Qualcuno ha sentito parlare del teorema di Taylor? Questo vi dovrebbe ricordare.
Se volete, se avete che pezzo di informazione in più potreste usare per fare una stima migliore di quella lineare? Se avete capito il teorema di Taylor, dovreste in grado di rispondermi. Se no, è un teorema che avete imparato a memoria, magari sapete fare degli esercizi per superare lo scritto e l'orale, però io sto cercando di passarvi del senso del perché fate le cose. Qual è un pezzo di informazione? Allora, in questo disegno qui, cosa c'era? Qua c'era solo la mia conoscenza che la ragazza era alle 11:15 in quel bar. O che il valore della funzione è fx0. Qua l'informazione in più è che non solo conosco la funzione, ma conosco la pendenza della retta gialla, che è la derivata prima. Teorema di Taylor invoca derivate di ordine superiore, no? Seconda, terza. Sì o no? F di x0 più delta x, cos'è? Beh, la prima stima, quello che applicava Whist da giovane, è che è proprio il valore originario. Poi, se qualcuno mi dà la derivata del punto x0, io riesco a fare una stima migliore, perché la derivata mi dà questo cateto qua, no? Questo è la tangente dell'angolo moltiplicato per la base del triangolo, quindi questo è di quanto si è alzato quel triangolo a partire dal valore iniziale. Valore iniziale più il contributo del triangolo costruito con la derivata. Cos'è allora? È la derivata. Uso la notazione dei matematici. Voi avete usato questa notazione dei matematici o quello o questo qua? Usavate questo? Sì. Ok, allora lo uso, così almeno riconoscete il teorema. Questo sarebbe quindi la stima lineare con la notazione che voi conoscete, sarebbe questo: f di x0 più f' in x0 per delta x. Il terzo termine di Taylor? In realtà cos'è 2 fattoriale? E il terzo termine? Derivata terza? Eccetera, eccetera, eccetera. È un teorema veramente bello, perché mi si dice, se io conosco la funzione in un punto x0, non solo il suo valore, ma le sue derivate, riesco a prevedere con precisione arbitraria dove sarà, quale sarà il valore della funzione in un altro valore x. Questo è sperare che la ragazza torni allo stesso bar. Questo è fare uso del fatto che conoscete la pendenza della retta e quindi sperate che la funzione non devii. Questa è un contributo di una quadratica, questa è una parabola, questa è una costante e questo è delta x al quadrato. Ok? Comunque, a me preme questo discorso qua delle approssimazioni lineari e quadratiche, perché la stima quadratica sarebbe f di x0 più delta x stima quadratica avrebbe anche questo. Ok? Sono stime. Volete la stima migliore? Prendete il prossimo pezzo del teorema di Taylor. Volete la stima migliore? Un altro. Oppure potete anche fare una cosa che i fisici fanno molto spesso e gli ingegneri, che è quello di dire: dunque, faccio uso di questo disegno, però è troppo... Siete ancora con me o siete morti? Guardate, facciamo che questo sia il punto
fisso, questo sia la... No, rifaccio il disegno di prima, così, che era qua su. No, volevo fare il caso della sovrastima. Quindi la retta tangente è questa, più o meno. Ok? Questo è x0, questo è il valore della funzione. E supponete che io voglio avere informazioni su qual è il valore della funzione in questo punto qua, quindi con questa scelta di delta x. Come vi ho già detto, la stima lineare è che la funzione io stimo che arrivi qua. In realtà la funzione è qui, quindi ho commesso un errore. Ok, qual è l'errore relativo? L'errore è questo qui. Sapete cos'è l'errore relativo? L'errore relativo potrebbe essere l'errore, se questo è l'errore lo scrivo in rosso, errore, quindi potrei scrivere che l'errore relativo è uguale all'errore, che so, diviso il valore, mettiamo il valore vero, f di x0 più delta x, vero si intende. Quanto è secondo voi? Guardate il disegno, il valore vero è questo. Questo è l'errore che sto commettendo. Allora, quanti di questi stanno nel valore vero? Allora faccio, ce ne sta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi l'errore relativo è un settimo. Cos'è un settimo in percentuale? Quindi questo è un certo numero che è uguale a un settimo. Potrebbe essere tanto o poco, per esempio, è chiaro che se io scelgo un delta x ancora più grande, la mia stima lineare è questo, ma il valore vero è questo. Che errore ho commesso là? Molto più grande! L'errore è più grande, ma l'errore relativo è molto grande. Perché il valore, l'errore è questo, e il valore vero è questo, e questo è quasi il 50%. Io ho sentito DDD, non è il mio. Sì, era il mio, ha guidato una sola volta. Visto di essere in ripetizione. L'errore qua è quasi uguale al valore della funzione, è quasi 80%, non 50%. Guardate, questo... Questo è un errore grosso, certo, vedete che è un errore grande, ma il modo corretto per raccontare, per capire le conseguenze di commettere un errore è di ragionare in un rapporto tra l'errore che state commettendo e il valore vero. Allora, in questo caso, quando scelgo questo delta x o questo diviso questo, vedete che è circa 0,8, sto commettendo un errore dell'80%, sto sovrastimando. Ma se io mi sposto qua, commetto sì un errore, ma l'errore non solo è più piccolo, ma l'errore relativo è più piccolo. Se io voglio un errore relativo più piccolo, cosa devo fare? Scelgo delta x più piccoli. Se io mi metto qui, la funzione estrapolata è questa. Il valore vero è quello. Vedete che non riesco neanche a... Voi non riuscite neanche a vedere, a risolvere per la grossezza del gesso, l'errore. Quindi l'errore qui... Che errore relativo è? Quanti di questi piccolini stanno in quel segmento e verrà fuori, io so, uno su 30. Quindi per delta x che tende a 0, cosa succede all'errore? L'errore diminuisce, da un errore gigantesco, l'errore diventa sempre più piccolo, l'errore più piccolo, più piccolo, più piccolo, più piccolo, più piccolo. Ma è l'errore relativo che dovete guardare. L'errore relativo da essere molto grosso, sto cominciando a commettere errori astronomici, gli astronomi sono contenti se individuano una galassia a una distanza di più o meno 50%, invece per esigenze industriali, se devo fare un lavoro di precisione, carpenteria di precisione, devo commettere errori che siano di una parte su mille. Per avere un errore che sia una parte su mille, io devo avere un delta x molto piccolo. Qua giù potrei avere errori, sto commettendo un errore così piccolo che lo posso trascurare. Quindi la mia stima è buona se delta x è sufficientemente piccolo. Cioè, quello che sto cercando di dire è che il teorema di Taylor, voi in teoria, se la funzione non è patologica, avete un'infinità di termini e potreste scrivere questo con arbitraria precisione. Ma un ingegnere, uno scienziato,
spesso si accontenta della stima lineare, quindi ignora questi pezzi, sa bene che sta commettendo un errore, ma l'errore può essere messo arbitrariamente piccolo se delta x la fate sufficientemente piccolo. Volete un errore del 10%? Ci sarà. Questo è un delta x che vi dà un errore 10%. Questo errore qui sul totale sarà una parte su 10, forse qualcosa di più. Quindi volete dire che questo è un delta x che vi dà un errore, cioè la stima lineare vi dà un errore del 10%. Non potete tollerare l'errore del 10%, troppo grande. 1%. Allora, se volete usare la stima lineare e avere errori solo dell'1%, non potete avere un delta x così grande, dovete avere delta x che siano più piccoli, che so questo. 1% è troppo grande, volete errore dell'1 per 1000? Scegliete delta x più piccolo. Quindi per ogni errore che voi siete disposti a tollerare, c'è un delta x sufficientemente piccolo che ve lo assicura. Vi entrate in testa questo? Allora, guardate qua, sarebbe un peccato dover riprendere questo domani, probabilmente lo rifarò, ma voglio farlo adesso, lo rifarò domani, perché sto correndo. Finora ho fatto tutto giusto, questo è il prodotto, questo è il rapporto incrementale, adesso uso l'idea della stima. Siccome io voglio fare lo studio della derivata della funzione di H, in ultima analisi, io è proprio quello che farò è di fare delta x sempre più piccoli. Quindi fare uso della stima lineare è proprio nella direzione in cui io voglio comunque andare, perché voglio fare delta x che tende a zero. Quindi questo signore qua, io posso approssimarlo. Quindi posso scrivere al posto di questo la stima. Quindi questo diventa f di x, qual era la stima? È il valore della funzione più questo qua, sto usando questo, ok? Il valore della funzione, quindi meglio scrivere una parentesi, più la derivata prima in x, uso la notazione dei matematici, per delta x. Quello che ho appena fatto è la stima di questo pezzo. So che ho commesso un errore, questo in realtà dovrei fare così, ma è un errore che diventerà arbitrariamente piccolo proprio nel limite che io sto facendo, lo studio che io sto studiando, il comportamento di questo rapporto incrementale nel limite che delta x tende a zero. Quindi quell'errore che so di commettere diventerà arbitrariamente piccolo nel limite finale. Quindi questo diventa questo. Questo farò la stima, quindi qual è la stima lineare? È il valore del punto iniziale più l'estrapolazione lineare. Qual è l'estrapolazione lineare? È la pendenza della derivata, cioè il coefficiente angolare della retta tangente, moltiplicato per il cateto orizzontale. Quindi questo è g'x, quello che ho scritto è il coefficiente angolare della retta, moltiplicato per il cateto orizzontale, che è delta x. Poi questo. E tutto questo diviso delta x. Adesso espando con i trucchi dell'algebra che conoscete bene. Questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, più questo per questo. Meno. Adesso questo è un uguale, non è più una stima, la stima è qua. Questo è proprio la manipolazione di questo, quindi fx g di x più f di x ha moltiplicato questo g' di x in delta x più questo per questo che è f' di x gx delta x, poi questo per questo che è f'. I più svegli hanno già visto che bello, funziona, è proprio il teorema che io conosco da anni. Quelli che non sanno cosa sto facendo devono essere allarmati, so che siete stanchi, però è anche semplice quello che sto dicendo. Questo va via con questo, e a questo punto ho quanti addendi? 1, 2, 3. Di
condivido, questo delta x verrà ucciso da lui. Questo delta x verrà ucciso da lui. Uno di questi delta x, solo uno, verrà ucciso da lui. E quindi ho f di x, g' di x, più f' di x, g di x, più questo pezzo che è un infinitesimo. Questa è la stima del rapporto incrementale di quella funzione h, che è il prodotto di due funzioni. È una stima questo, non è il valore vero, è una stima. È una stima che può essere resa arbitrariamente buona se scelgo un delta x sufficientemente piccolo. Adesso studio il limite di questo per delta x che tende a 0. Delta x che tende a 0 mi ammazza questo. Questo di delta x se ne frega. Questo di delta x se ne frega. Questo muore. Conclusione: la derivata di f moltiplicato g è uguale a f che moltiplica g' più f' che moltiplica g, che è il teorema che dovreste sapere, che la derivata del prodotto delle funzioni è uguale alla derivata di uno per l'altro non derivato, e non so neanche dirlo in italiano, ci rinuncio, perché è più facile scrivere. Visto che è facile, a patto che uno capisca cos'è una derivata, e la storia della stima lineare è la vera pancia della derivata. Quindi, se questa è la funzione in un punto e voi conoscete la derivata, potete provare a stimare cosa sarà ad altri valori di x. Certo che commetterete un errore, l'errore è questo, però quell'errore diventa arbitrariamente piccolo più vi avvicinate a delta x, scusatemi, a x0. E quindi, in ultima analisi, questa qua diventa un fantastico strumento che useremo ripetutamente in fisica, che la stima della funzione in fisica, la posizione in un istante t più delta t, io la stimerò a partire dal valore della posizione iniziale, metto i pedici t0 così è più facile per voi, più una estrapolazione lineare. Dove si troverà la particella tra un minuto? Beh, dove si trova nell'istante t uguale a 0, più il contributo dovuto al fatto che si muove. Quindi, dove si troverà nel futuro, si trova dov'era nel passato, più il contributo di un'estrapolazione lineare di dove sarebbe se continuasse la sua velocità senza cambiare la velocità. Siccome la velocità è la derivata, state sperando che la particella non cambi la sua velocità, non vada, non acceleri o non freni. Se continua ad andare a 30 all'ora, se io sto camminando e sono qui in questo istante, dove sarò tra un'ora? Se io so che sono qui e sto andando a 30 all'ora, io so, la stima è che sarò a 30 km di là, a patto che la velocità non sia cambiata. Tutto lì. E non è una sciocchezza. Quindi come la scrivo? Come questo benedetto... Questo è il coefficiente angolare della pendenza e questo è la larghezza del cateto orizzontale. Quindi in fisica questo diventerà la larghezza del cateto orizzontale, che è il tempo, l'intervallo di tempo, e il coefficiente angolare cos'è? È la velocità nell'istante t0. Quindi la scriverò come la derivata di x rispetto a t nell'istante t uguale a t0. Questa è la forma che gente che viene all'orale non sa. C'è qualcosa di misterioso? No, è matematica. Qual è il valore della funzione? È il valore iniziale più un'estrapolazione di dove sarà.
la stima è buona, se non esagero nel pretendere che mi preveda dove sarà la particella in tempi... Io sto andando a 30 all'ora in quella direzione, dove sarò tra 2 ore? Cominciamo, tac! 30 all'ora, 30 all'ora, 30 all'ora, 30 all'ora, 30 all'ora, se è passato 10 minuti, boom, cado! Non arrivo mai a tra 2 ore. La stima si basa su tante ipotesi. Non ho nessun motivo di credere che la velocità non devini. Infatti, dire che continua per sempre, in questo caso di una funzione che va così, è un'autentica puttanata! La funzione, voi credete che la funzione continua, invece sta precipitando, commetterete un errore spaventoso se voi credete veramente di usare l'informazione qua per prevedere dov'è la funzione qua giù. Magari la funzione qua giù sta andando, e voi è lassù. È un errore spaventosamente grande. Quindi non dovete esagerare nel valore di delta x o di delta t. Va bene, ci vediamo domani. Scusate se ho...